appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Il pubblico si alza in piedi per rispetto all'inno della Francia. Il pubblico si alza in piedi per rispetto all'inno olandese. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Secondo me Kevin Strootman, un giocatore solido, di grande sostanza. Lui è molto efficace nei tackle, ma allo stesso tempo ha una grande visione di gioco che gli permette di smistare palloni di qualità. È un centrocampista che gioca a tutto campo, sarà protagonista in questi 90 minuti. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. E ora si fa sul serio, si parte. Cerca un compagno. Riesce a sfondare. Ecco il tiro. La palla oltrepassa la linea di porta. Ottimo scambio. Si vede che questi due giocatori hanno una grande intesa. Occhio al tiro! Ed ecco il gol! E l'Olanda ha pareggiato. Un gol bellissimo da manuale. Si ricomincia da una situazione di parità. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Prova a passare con un pallone profondo. Cerca spazio. Prova la compara con grande sicurezza. C'è il dai e vai. Numero. Pallone raso. Colpisce il pallone. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Miracolo di Dionis. Ci mette una pezza. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio.
E quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. E l'arbitro dà il via al secondo tempo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Si libera la grande. Prova il filtrante. Riceve il passo. Può tentare la conclusione. Nuove energie dalla panchina. Vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Hanno già riconquistato palla. Prova il filtrante. E siamo nelle ultime. È tutto solo là davanti. Griezmann. E c'è il gol della Francia. Una grande partita oggi. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere, ha aspettato una sua mossa falsa prima di gonfiare la rete. E finisce quindi la partita, sono andati vicinissimi al pareggio, proprio alla fine, ma non è bastato. Hanno conquistato il titolo dopo una stagione lunga, ricca di insidie. Sono stati bravi, sono riusciti a portarsi a casa il campionato per la gioia di allenatori e tifosi. Ecco i protagonisti di questa grande impresa che si godono la cerimonia di premiazione e raccolgono la meritata ovazione del pubblico. I giocatori, lo staff tecnico, la dirigenza, sono loro i campioni.